Che cos'è questo libro? È un libro di storie di vittime innocenti della camorra, del terrorismo, del dovere. Storie queste raccontate attraverso le parole, le emozioni dei familiari. Quindi un libro diverso dal solito. È così, Raffaele? Sì, e la particolarità è proprio questa, nel senso che quando tu fai raccontare queste storie, queste tragedie, a chi le ha vissute in prima persona ha avuto diciamo, momenti grandi, forti, lunghi di sofferenza, ne viene fuori un'altra storia, un altro film. E non è la stessa cosa che a raccontare siano, diciamo, chi ha esercitato la violenza, i carnefici oppure le vittime. Quando racconti da parte delle vittime viene fuori un'altra storia, un altro film, un altro quadro. Io polemizzo molto con coloro i quali scrivono anche i testi, le sceneggiature e fanno i film o le fiction raccontando il punto di vista dei carnefici, e credo che lì c'è il pericolo sempre di dare possibilità, soprattutto a chi guarda, che non ha gli strumenti per interpretare queste cose, ai giovani innanzitutto, di creare dei falsi miti, no? Se tu invece vai a raccontare queste vicende da parte di chi ha sofferto, e quindi i familiari delle vittime che vivono ancora oggi questa tragedia, non solo esce fuori un'altra storia, ma è tutto da scrivere, un filone tutto diverso, per cui ti viene fuori un quadro dove la camorra, la criminalità, la definisce esattamente per quello che è.